Buon pomeriggio agli appassionati di pallavolo reggiane, ben ritrovati con Studio Volley. È mercoledì, non è martedì, ma Studio Volley va avanti lo stesso. Ovviamente, visti i fatti avvenuti nella giornata di ieri, vista la tremenda scossa, le tremende scosse di terremoto che hanno colpito in parte la nostra provincia, ma soprattutto la provincia di Modena e di Ferrara e anche di Mantova, insomma, abbiamo preferito, per rispetto e ovviamente per fare anche lavorare al meglio la nostra rete a livello di organi di informazione, per darvi tutte le novità necessarie, non andare in onda nella giornata di ieri, ovviamente. Oggi ritorniamo in onda, ritorniamo anche perché comunque, insomma, noi vogliamo continuare a andare avanti, come ripartire, insomma, come se nulla fosse, perlomeno per cercare di dare alle persone anche magari un po' di svago, per parlare di qualche argomento un pochettino più leggero in una giornata, in qualche giorno dove sicuramente le preoccupazioni sono ben altre. Però vi ricordo ovviamente che sulle nostre reti potrete avere tutte le informazioni necessarie, tutte le news anche in diretta sugli avvenimenti e le ultime notizie riguardo questa tragedia, perché di tragedia si è trattata. Però noi, insomma, proviamo ad andare avanti e lo facciamo con una puntata di Studio Volley, che è una puntata veramente ricca di interesse, perché sono successe almeno due cose importantissime in questa settimana, anzi nella settimana precedente. A dire la verità, la prima riguarda il campo, riguarda la Crovelli, che si è qualificata per la finale playoff che inizierà questo weekend. E signori, stiamo parlando di finale promozione per andare in Serie A, e quindi se la Crovelli dovesse vincere andrebbe in Serie A2, un risultato già storico, già l'accesso ai playoff era il risultato migliore della storia della Crovelli. In più, questa qualificazione lo è ancora di più, e una Crovelli che celebreremo con in studio due ospiti. Però è anche la giornata, o perlomeno è stata ieri, purtroppo non è andata così in risalto la notizia, per gli ovvi motivi appunto che vi abbiamo detto. È stata la giornata del nuovo allenatore dei Reggio Emilia in Serie 2 maschile. Stiamo parlando della società che ha visto fondersi Cavriago e Correggio, ha scelto il suo allenatore è niente meno che Luca Cantagalli, e cioè sicuramente uno dei nomi più famosi della pallavolo italiana e mondiale, e un reggiano che quindi si prende per mano una formazione reggiana. Lo avremo al telefono, tra l'altro, tra pochissimi secondi. Luca Cantagalli, anzi, chiedo alla regia già di contattarlo, così possiamo parlare con lui e iniziare questa puntata anche con lui. Prima vado velocemente a presentare i nostri ospiti, dalla Crovelli Volley, Eliana Cirilli e Matteo Garuti, una giocatrice e il vice allenatore. Ciao Eliana, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Matteo, anche a te, buon pomeriggio, grazie per essere tornato. Grazie. Saluto velocemente anche Fabio Poncemi, come al solito al nostro fianco. Ciao Fabio. Ciao Davide, a tutti gli amici a casa. E allora, dovremmo avere già in onda proprio Luca Cantagalli, nuovo allenatore di, io l'ho definita Reggio Emilia, insomma, in realtà non si sa ancora quale sarà il nome della società che allenerà Luca Cantagalli, però insomma sappiamo che società sarà e si tratta, l'abbiamo già visto anche nella conferenza stampa di presentazione delle settimane precedenti. Buon pomeriggio Luca e grazie per essere intervenuto a Studio Volley. Salve, buongiorno. Allora, parliamo subito di quello che è successo, insomma, com'è stato l'avvicinamento con questa nuova realtà di cui tu avevi in realtà già fatto parte, perlomeno all'Edilesse Cavriago. All'epoca sembrava dovessi venire sulla panchina giallonera, poi qualcosa non si concluse quella trattativa, è passato qualche anno, adesso hai di nuovo questa opportunità. Come l'hai vissuta e spiegaci soprattutto con che spirito parti questa iniziativa, soprattutto questa nuova avventura e capitolo della tua carriera. Ma diciamo che è successo tutto molto velocemente. Venerdì sera ci siamo incontrati col presidente Bertaccini, abbiamo concluso velocemente la discussione e quindi da oggi sono ufficialmente l'allenatore di Reggio Emilia. Ecco, tu la Chiaro chiami che per me. Reggio Emilia, in realtà esatto, ancora non sappiamo il nome di questa società, però insomma per te è anche un volersi comunque fidare di questa nuova realtà, di questo progetto e sposarlo a tutti gli effetti, insomma. Ah, sì, sicuramente i presupposti comunque ci sono e sono buoni. L'idea di fare una squadra ovviamente non da primi posti, ma una squadra che possa tranquillamente stare a metà classifica. Questo per ora è la nostra idea, l'idea della società. Qui vediamo in corso d'opera se ci potranno essere degli aggiustamenti migliori, delle mire più alte, ma per ora cerchiamo di stare al momento piuttosto difficile e stare con un profilo economico abbastanza basso.
Ecco, quanto è stato importante per te far parte di un progetto che è comunque della tua città? Nel senso, quando ti è arrivata una chiamata della tua città, ha influito rispetto a quella che poteva essere una chiamata invece da un'altra zona geografica, ecco, diciamo così? Assolutamente sì, anche perché non essendoci in questo momento dei discorsi economici molto elevati, comunque allettanti, il fatto di poter allenare a casa, di poter allenare nella mia città ha influito sicuramente tanto. E poi ci sono altri ovviamente particolari, però credo quello di essere a casa e allenare la propria città, credo che per qualsiasi persona, qualsiasi allenatore, è uno stimolo molto grande. Ecco, parliamo un attimo del discorso tecnico, al di là ovviamente è prematuro fare qualsiasi tipo di nome, però che tipologia di squadra, ovviamente in relazione al budget che ci sarà a disposizione, vuole Luca Cantagalli? Ah, credo che siano un po' discorsi prematuri perché siamo proprio all'inizio. Guarda, ci troveremo questa sera a parlare un po' di quale può essere l'identikit di questa squadra. Quindi difficilmente posso fare nomi e pronostici. Ovviamente preferisco una squadra giovane anche per un discorso economico, anche perché è più facile poi anche lavorare per il futuro. Ovviamente vediamo quali sono le nostre possibilità. La mia idea è di avere una squadra abbastanza fisica, soprattutto, e poi in modo di poterci lavorare sopra. Sono tanti giocatori a disposizione, bisogna vedere ovviamente se tutti sono alla nostra portata e se tutti vogliono venire, insomma. Ecco, quindi insomma un potenziale fisico importante di base per poi costruire durante l'arco della stagione un miglioramento anche tecnico, insomma un po' questo quello che si evince dalle tue parole. Sì, esatto, proprio questo. Ecco, pensi che, insomma, tu sicuramente sei conscio anche dell'importanza che hai avuto per quello che hai fatto, soprattutto come giocatore, nel mondo della pallavolo italiano. Credi che la tua presenza sulla panchina di una società che finalmente è di Reggio Emilia a tutti gli effetti, insomma, anche se lo era anche l'anno scorso, possa anche aiutare il pubblico reggiano a riavvicinarsi alla pallavolo ed aumentare ulteriormente quello zoccolo duro di 600-700, a volte anche più di 1000 persone che occupano e hanno occupato il Pallavigi in questi anni? Tra l'altro, insomma, tu ti abbiamo visto almeno un paio di volte, anzi, a stagione, forse anche di più, venire a vedere le partite a Reggio, quindi insomma ti sei reso conto anche tu del seguito che si è creato intorno alla Reggio Emilia del volley maschile. Ma questo non lo so, però me lo auguro, credo, spero che possa la mia figura far sì che qualcuno si avvicini più volentieri alla squadra. È chiaro che, come sempre, un po' come dappertutto, quello che conta sono i risultati, quello che affeziona e lega, e ai tifosi soprattutto, è il risultato, le vittorie. È chiaro che Reggio ha una buona tradizione pallavolistica a livello maschile, soprattutto negli ultimi anni, però purtroppo gli alti e bassi hanno fatto sì che a momenti alterni, a stagioni alterne, ci fosse più o meno frequenza di pubblico. Quindi c'è un po' da consolidare questa situazione, però credo che si possa sperare che arrivi più gente possibile. Ecco, intanto vediamo i nostri tifosi che già mandano messaggi SMS e sono curiosi di sapere i colori sociali e la denominazione della nuova società, adesso ne parleremo dopo. Chiedo l'ultima cosa, Luca Cantagalli, tutti ti conosciamo come giocatore per quello che hai fatto, in meno ti conoscono come allenatore. Riepilogo un attimo quella che è stata la tua carriera, soprattutto insomma un avvicinamento a livello giovanile come vice allenatore nazionale juniors, poi con l'esperienza massa che non è andata benissimo, però mi ricordo sicuramente una grande soddisfazione, cioè quella di venire a vincere proprio a Reggio, se non ricordo male, 3-0 qualche settimana prima del tuo esonero. Beh sì, ovviamente la mia carta d'identità come allenatore non è lunghissima, anzi, non è certo come quella da giocatore. Sì, non ho tanta esperienza, però posso dire che conosco la pallavolo molto bene. Riguardo a quello che mi hai chiesto, non c'è stata una soddisfazione particolare, sinceramente. Era solo una parte molto importante per noi, erano 3 punti che ci servivano a tutti i costi che siamo riusciti a tenere. Poi dopo il resto è ormai solo
che solo storia fa parte del passato, quello che conta è il presente e il futuro. Ecco, in base a questa cosa che hai anche detto, insomma, l'ultimissima cosa che ti chiedo, nel 2008 prima eri direttore dell'area tecnica a Cavriago, all'Edilessa Cavriago, poi sembrava dovessi venire sulla panchina, perché all'epoca no, mentre adesso sì? Che cosa è cambiato? Ma queste sono cose che è meglio che rimangano non dette, cioè non ci sono stati i presupposti per poter venire sulla panchina, non ci siamo messi d'accordo e quindi le nostre strade sono divise, come succede in tutti gli sport, in tutti gli ambienti, anche lavorativi, quando due persone non riescono a raggiungere un accordo è ovvio che ognuno sceglie la sua strada. Qui non è detto che le strade si possano poi un giorno ricongiungere come è successo quest'anno. Ecco, l'importante è che ci siano adesso ovviamente i presupposti. Allora ti faccio un grande in bocca al lupo e speriamo allora a questo punto di vederti già all'opera nelle prossime settimane anche con i primi nomi insomma dei giocatori, perché poi sappiamo che il mercato del volley parte molto presto, insomma già a fine giugno le squadre sono quasi fatte. Sì, c'è molto da lavorare, molto da fare, quindi ti ringrazio per l'in bocca al lupo e ci vedremo sicuramente prossimamente. Grazie mille, allora Luca Cantagalli, lo salutiamo e lo lasciamo andare, davvero importante il suo intervento, subito il giorno dopo la sua nomina da allenatore ancora non è stato presentato, adesso Fabio poi ci dirai nella seconda parte della trasmissione anche i dettagli di questo accordo e cosa ci aspetta a livello di tempistiche e di novità nei prossimi giorni, però insomma ti coinvolgo subito velocemente, parole importanti, parole diciamo così soprattutto equilibrate di uno che ha ben chiaro qual è il suo compito, almeno questa sembra la mia sensazione. Sì, gli hai chiesto a livello tecnico, ovviamente è prematuro ancora a parlarne, però l'idea, così come quella della società, l'aveva detto anche la settimana scorsa Giulio Bertacini, è quella di fare una squadra che non vuole avere chissà quale ambizioni, ma comunque una squadra giovane con voglia e che possa ottenere quantomeno una salvezza tranquilla. Per quanto riguarda il discorso personale di Cantagalli, sì, è vero, l'ha detto anche lui, è un allenatore con poca esperienza dal punto di vista della panchina, con un'enorme esperienza nell'ambiente pallavolistico, quindi credo che sia una chance importante per lui, è una possibilità anche per il discorso che facevi sull'amore che comunque ha sempre avuto il pubblico reggiano per Luca Cantagalli, che lo ricordiamo è di Cavriago, pensate un po' quindi dove è nata proprio la pallavolo cavreghese, credo che per questi due aspetti possa essere una scelta interessante e speriamo tutti quanti anche alla fine, anche con risultati, perché alla fine purtroppo contano solo quelli, anche positivi. E allora ci sembrava doveroso aprire così con quella che è la notizia dell'ultima ora, quella che comunque sicuramente avremo modo di parlare nelle prossime settimane e soprattutto per tutta l'estate, ma adesso concentriamoci su questa Crovegli che ha fatto una grandissima impresa, ha battuto 2-0 Vicenza in due gare che la verità dice anche il punteggio che ha dominato dall'inizio alla fine, praticamente una Crovegli perfetta. E allora, cara Eliana Cirilli, ti rinnovo il buon pomeriggio, se ti avessero detto un mese fa sei in finale playoff, tu ci avresti creduto? Io ci credevo, io avevo... E anche le tue compagne evidentemente, perché... Sì, sì, firmavo anche subito se mi dicevano vai in finale, io ci ho sempre creduto ad arrivare in finale playoff. Ecco, invece Matteo, io torno un po' più indietro con te, quando quella famosa partita contro Udine di questo autunno, se non ricordo male... 6 novembre, ecco che arriva a Poncemi, si ruppe il ginocchio Benny Puglisi e poi dopo Giulia Montanari la settimana dopo, Eleonora Morselli, in quel momento lì una squadra, una società che aveva delle grandi prospettive per l'annata in corso, sembrava non dovesse più averle, invece in realtà siete ancora qua, siete qua a giocarvi la promozione in Serie A. Qual è stata la vostra forza in questi mesi per risollevarvi da quel problema, da quei problemi? Ma guarda, ti dico, diciamo che lavorare con Crovegli, le strade di Crovegli sono infinite, nel senso che al momento delle rotture sì, eravamo preoccupati, anche perché dopo la Ciro si era fatta male al ginocchio, insomma è stato un periodo un po' brutto. Eravamo proprio preoccupati, però pensavamo di poter fare comunque un buon lavoro, di vedere, insomma, che la fine del campionato sarebbe stata comunque lontana a vedere. Adesso ti dico, adesso stiamo giocando bene, la squadra si è amalgamata molto bene, stiamo facendo molto, diciamo, finora abbiamo fatto molto bene, poi insomma vedremo le prossime due partite.
c'è una scaramanzia nell'aria che veramente si taglia col coltello, però è giusto così, insomma, è giusto così. Io che vivo anche le emozioni del basket, vi posso assicurare che questo è nulla in confronto a quella che la pallacanestro reggiana ha avuto per tutta la stagione, però lei ha portato bene perché è andata in Serie A, quindi speriamo porta bene, anzi, più scaramantici siete, meglio è. Fabio, entriamo nella serie contro Vicenza. Archiviata la pratica Monza, c'è stata la Vicenza che era arrivata seconda in campionato perdendo la promozione per quoziente 7, pensate un po', per quoziente 7. Una botta anche psicologica nei confronti di una squadra che si è ripresentata in questa serie, Fabio, un po' diversa da quella che avevamo lasciato in campionato. E queste sono le immagini di gara 1, vinta 3-1 dalla Crovegli. La vera grande impresa della serie, perché come avevamo detto con Monza sarebbe stato importantissimo vincere la prima partita in trasferta, lo stesso ovviamente doveva valere per la serie con Vicenza, che lo ribadiamo, era sicuramente la serie più difficile, quantomeno sulla carta, perché si affrontava davvero uno squadrone, una Crovegli fantastica mercoledì scorso, perché ha vinto il primo set 25-23, una delle chiavi ovviamente del successo, anche se la Crovegli è sempre stata avanti di un paio di lunghezze, 24-22, 24-23 e poi la chiusura appunto 25-23 primo set. Il secondo parziale dominato 25-18, nel terzo una leggera flessione, Vicenza che rimane avanti anche di 6 lunghezze fino alla seconda pausa tecnica sul 16-10, poi piano piano la grande rimonta. Una Montico che entra e fa davvero benissimo con la sua battuta, una Cavecchi che trova un money out incredibile, poi va in battuta e impatta sul 21 pari. La Crovegli che arriva anche ad avere un match point sul 24-23 appunto del terzo set con il muro di Silvia Belfiore, poi Ventura l'ha annullato e ha anche portato Vicenza al quarto vincendo 26-24, ecco lì c'è stato un minimo, almeno da parte mia, un minimo di preoccupazione, perché poteva essere la svolta negativa della partita e forse dell'intera serie. Invece la Crovegli è stata davvero eccezionale nel quarto set, a ribaltare di nuovo tutto, a vincere 25-15. Perché il quarto set la Crovegli ha vinto 25-15, quindi davvero risultato incredibile. Allora, se contro Monza Crovegli aveva fatto una roba come 38-39 muri in due partite, gara 1 contro Vicenza 17-4 i muri, 17 in 4 set, sono davvero tanti. Eliana, merito vostro che siete forti, oppure merito di il ragazzo che abbiamo qua di fianco e Davide Baraldi che vi dicono e vi danno le indicazioni giuste su come andare a muro? Perché di fatto è stata una delle chiavi della vostra vittoria in tutti i playoff, state murando davvero benissimo. Sicuramente la partita è stata studiata bene e siamo riusciti a fare quel che ci siamo detti, quindi è merito sia dello staff che nostro. C'è un merito, dobbiamo giocare così, cioè di staff, di squadra, cioè tutti insieme. Matteo, io ho avuto questa impressione che sia in gara 1 che in gara 2 la Crovegli andasse veramente col pilota automatico, che la partita fosse stata preparata benissimo, perché a livello tattico questa Crovegli aveva sempre il controllo della situazione, sapeva cosa fare in qualsiasi situazione e non è una roba da niente, insomma, anzi. Guarda, sì, ti dico, anche noi abbiamo avuto questa impressione qua. Ti dico, io Davide ci sentiamo praticamente un'ora al giorno per telefono, passiamo ore davanti al computer. Questo ti scuola, ti interrompo Matteo, questo è il brindisi finale, di là della scaramanzia, la patron come altre Crovegli, non gliene frega niente la scaramanzia, questo è il brindisi finale al termine di gara 1, infatti anche Davide Baraldi giustamente si è un po' arrabbiato perché dicevo patron va bene tutto ma siamo solo 1-0. Anche se era al buio ve l'abbiamo fatto vedere lo stesso perché insomma era il gesto che valeva, continua pure Matteo. No, stavo dicendo, noi prepariamo, diciamo che passiamo molte ore, poi devo dire che in effetti hai una squadra a mano, che è la squadra quest'anno la Crovegli, che sono professioniste, sono giocatrici che sanno stare in campo, che se gli dici una cosa loro la fanno, e questo non è poco, perché puoi anche essere il più bravo tattico del mondo, ma se non hai giocatrici che riescono a stare in campo c'è poco da fare. Loro stanno lavorando bene e le indicazioni che gli vengono date le prendono subito, cioè non è che hanno bisogno di qualche punto per provare e riprovare, loro sono proprio corrette e brave, insomma. Una squadra duttile, quindi, che si adatta a qualsiasi situazione. Sì, sono proprio, sì, è la squadra doc, diciamo, almeno finora è stata una squadra doc. Ecco, secondo te a livello tattico, dove io ho parlato dei muri ad esempio, però ci sono anche fondamentali molto importanti, la battuta ad esempio che ha fatto molto bene, ma la fase di difesa e di contrattacco, soprattutto avete due bande, Cirilli e Crepaldi, che eccolo qua, è Brindisi intanto, che Mirkuzuki ci manderà almeno un paio di volte da qui a fine della trasmissione, che mettono per terra anche le palle alte. Brindisi tra l'altro inaugurato da Eliana Cirilli, che ha stappato la bottiglia, quindi qualche colpa la diamo anche lei. Dicevo, secondo te a livello tattico dove è stata la chiave della serie contro Vicenza? Beh, guarda, noi lavoriamo molto bene muro difesa. Devo
spezzare una lancia a favore della Ciro, perché la Ciro come la Laura sono due giocatrici che in difesa sono veramente molto forti, due giocatrici che oltre ad essere in attacco importanti per la Crovegli, ma loro dietro sanno fare il loro lavoro. Danno una mano anche a Ilaria, che ripeto è il primo anno che fa il libero in B1, la Iemmi, che l'anno scorso giocava in prima divisione, quindi si trova anche lei a fare una finale playoff, l'anno scorso giocava in prima divisione. Io dico grazie anche a loro due che riusciamo ad avere quest'ordine. Poi lavorando, un muro composto, giocatrici in difesa che sanno difendere, dopo le cose sono un po' più difficili. Poi quando trovi davanti una squadra che semmai riesce a sfruttare bene il muro, noi non siamo in gran forma, dopo la cosa si riapre, dopo bisogna vedere. Però dico, finora stanno facendo un gran lavoro, ma perché sono giocatrici che sanno giocare. Fabio, ho avuto modo di parlare, di scambiare qualche battuta alla fine di gara 2 con il presidente di Vicenza, che mi diceva, noi siamo una squadra che per rendere dobbiamo essere al 200%, ad essere sempre a 100 all'ora, perché abbiamo bisogno di una realizzazione perfetta con una palleggiatrice che spinge la palla rischiando molto e le nostre bande insomma che rendono per questo motivo qua. Mentre la Crovegli, diceva lui, con una grande onestà tra l'altro, diceva sembra la classica squadra invece costruita apposta per i playoff, cioè una squadra che mura e che difende e che soprattutto mette giù le palle brutte, mette giù le palle sporche, le palle alte, quelle che insomma quelle che poi alla fine fanno la differenza. Beh, guarda, è un'analisi corretta, è uno dei tanti fattori importanti per arrivare poi al grande risultato. Classica squadra playoff, non sono tanto d'accordo, nel senso che io lo continuo a ribadire, questa Crovegli, in questa condizione, con queste giocatrici, da settembre avrebbe massacrato tutti quanti. Quindi è una squadra forte, punto. Ha sicuramente una caratteristica importante nella gestione della palla alta, perché se Crepaldi e Cellini fanno davvero un grandissimo lavoro, c'è una Taira Secco, io lo voglio sempre sottolineare, che se vogliamo magari non va in doppia cifra, ti fa i suoi 7, 8, 9 punti, ma conta davvero poco, perché nella gestione dell'errore diretto, perché la Crovegli sbaglia davvero poco in attacco, soprattutto ultimamente Taira è bravissima anche da questo punto di vista, oltre ad avere una battuta molto molto ficcante che ha messo in grossissime difficoltà la ricezione di Vicenza in entrambe le gare. Quindi il discorso sì, può essere questo, ma è solo una parte dell'enorme lavoro che la Crovegli ha costruito un po' in tutte le sue giocatrici. Ecco, una squadra come Vicenza che perde la Serie 2 per quoziente 7, poi mentalmente rischia di arrivare ai playoff, oltre che un po' cotta fisicamente, anche con alcune difficoltà mentali. Sicuramente questo è pesato. A proposito della gestione dell'errore, tanti errori diretti per Vicenza, molti meno quelli della Crovegli, addirittura tanti punti anche in pallonetto, tant'è che c'è stata anche una piccola polemica che nel comunicato ufficiale di Vicenza dopo gara 2 hanno scritto hanno vinto giocando con le pallette. Se vinci 25-23, 25-14, 25-17, credo non sia solo questione di pallette, cioè, no. Mi ha scherzato un po' in questi giorni, ma insomma non c'è stata partita né in gara 1 né in gara 2. Però ripeto, fossi anch'io un tifoso di una squadra che ha perso la Serie A per quoziente 7, anche a me brucierebbe un pochettino, anche se sembra che Vicenza abbia le forze per provare a farlo lo stesso questa Serie A. Sicuramente è una delle società più solide anche dal punto di vista economico. È quello che si diceva. Abbiamo visto per un secondo la grafica, perché lo anticipiamo velocemente, quello che è successo anche sugli altri campi, poi ne parleremo ampiamente dopo. L'avversario è Falconara, nel derby contro Filottrano, nel derby di Ancona, 2-3-2 per Falconara, serie questa invece molto più equilibrata, però alla fine ha spuntata sempre la stessa squadra che avrà il vantaggio del fattore campo. Ai noi 2-3-2, perché quando è arrivata la notizia sia mercoledì sera che sabato sera, Falconara aveva appunto vinto al tiebreak 15-9 nella prima partita, 15-13 nella seconda Filottrano, io non ero di certo molto, molto felice. Sabato sera mi ha dato un messaggio ad Alessia Midriano, il capitano, attorno a mezzanotte, gli ho detto ha vinto 3-2 Falconara, poi ho aggiunto una brutta parolaccia, fa dai non dire parolacce, siamo contenti così. Beh, io ero già in tensione finale e soprattutto il discorso era questo più che altro, fosse passata Filottrano la Crovegli avrebbe avuto il fattore campo in finale. È un aspetto certamente importante, ma se andiamo a vedere le serie con Monza e Vicenza, la Crovegli ha sempre ribaltato. Ormai siete abituati a giocare gara 1 in trasferta, visto che con Monza e con Vicenza partivate sotto nel pronostico, avete vinto gara 1, insomma sì, il fattore campo è sicuramente importante, però fino a questo momento non ha dimostrato di essere decisivo, almeno a vostro favore. Il fattore campo è sicuramente importante, però visto che abbiamo giocato sempre la prima gara fuori, penso che va anche, bene così. Anche a livello scaramantico. Teniamo così. Quello che dicevamo, i giocatori ragionano così, quindi va bene così. Visto che in campo ci vanno loro, va bene così. Ci sta. Abbiamo visto le immagini di gara 1, ma poi c'è stata la ciliegina sulla torta. Cioè una gara 2 che, come diceva Fabio, è stata dominata dall'inizio alla fine. 25-23 il primo set, quello un po' combattuto, poi a 14-17.
7, Vicenza, seconda in classifica, lo ricordo, insomma, come se fosse stata la neopromossa qualunque. Davvero un capolavoro quella della Croveglio, un capolavoro che in questo caso andiamo a rivedere invece col piccolo, il solito film della partita, con gli highlights musicali di quello che è successo in gara 2. Immagini festanti e non potrebbe essere altrimenti, ma quanti pallonetti fa Eliana, però insomma fai solo pallonetti, non dirai mai, dai. No, no, dai, non è vero. Finché cadono per terra, insomma, hai ragione tu. Io in gara 1 ho visto un diagonale di Eliana mai visto, cioè quarto set 4-1 Croveglio, un diagonale incredibile, il diagonale più bello della stagione a mio avviso. Grazie. E glielo ho anche detto, davvero una cosa incredibile. Qui c'è una che tira forte, proprio c'è lì. Ecco, Laura Crepaldi qualche pallonetto in più l'ha fatto, ma visto che qualche settimana fa Studio Volley ci aveva detto che coach Baraldi giustamente anche diceva fai qualche pallonetto in più che vanno per terra, insomma lei è ascoltata ancora una volta il suo allenatore. Allora, ancora una volta decisiva la fase di muro, 12-9, anche se poi, come detto, insomma, una Croveglio che ha condotto dall'inizio alla fine, una Croveglio che ha vinto davanti ad un pubblico incredibile. Fabio, hanno chiuso le casse, una roba come un quarto d'ora, 20 minuti prima di iniziare la partita, perché erano già finiti i biglietti, quindi tutti in piedi, eccolo qua il pubblico, tutti gente in piedi, che si è dovuto adattare no, anche, esatto, in altre circostanze, insomma. Sì, davvero, quasi 400 spettatori, queste sono Giulia Saguatti e Valeria Bosconata, due delle tante ex che erano presenti alla partita, di fianco a Patron Covelli c'era anche Fernando Margini, presidente del
del Gio Volley, che ha voluto esserci appunto una serata così importante, dicevo quasi 400 spettatori e non c'era più un porto sedile. Questo è un certo Davide Draghi. Ma sì, anche non avete trovato posto sedere neanche per me. Cioè, sulla porta di servizio, non so che ora sei arrivato, ma cioè, l'hai vista, però gran cuore Draghi, che l'ha vista anche in condizioni abbastanza critiche. No, davvero uno spettacolo incredibile, e già si ragionava in queste sere cosa fare per gara 2 di finale. Questi sono i colleghi giornalisti, Claudio Lavaggi del Carlino a sinistra, che coppia, Ermanno Riva della Gazzetta di Reggio, questi sono i soliti mitici ormai Red Boys. Dicevo, si sta ragionando per gara 2 di finale cosa inventarsi, perché soprattutto in caso di vittoria sabato a Falconara, mercoledì prossimo a Cadel Bosco, ore 21, potrebbe essere la partita della Serie A, davvero non si riuscirà a entrare già un'ora prima dell'inizio della gara. Eh sì, perché vi posso assicurare che di gente in piedi ce n'era, anche perché insomma, quanti posti tiene a sedere la palestra di Cadel Bosco? 200, 190, 200, quindi si è stata creata un'ulteriore fila in più, però tante persone a sedere, quante erano quelli in piedi? Matteo, insomma, tu che da qualche anno che bazzichi nell'ambiente Crovelli, hai mai visto la palestra così piena come no, come veramente c'era un sacco di gente, ma è bello anche quello, i playoff. Il primo anno che io li faccio veramente sono una cosa a sé stante, anche come spettacolare. È più bello vincere i playoff che vincere il campionato, è un'emozione unica. Insomma, basta vincere, poi dopo con primo o dopo chiedi a Correggio, secondo me loro i playoff avrebbero fatto. Sì, andava bene così quest'anno, cioè così di aver chiuso ad Asti. Allora, Eliana, la spinta del pubblico secondo te è importante, o comunque tu quando giochi sei talmente concentrata che quello che ti succede intorno non te ne accorgi neanche? Sicuramente la spinta del pubblico è molto importante. Poi io in campo sinceramente non sento niente, sono concentrata in quel che devo fare. Delle volte non riesco neanche a sentire Davide quando mi urla, io sono in posto 4, cioè io ho la testa sulla partita e basta. Però ogni tanto si sente il pubblico, si sentono anche Bellelli e Christian, si sentono, sì sì. E, così li carichiamo un altro po'. Sì, esatto. Vi posso assicurare che ho assistito una scena divertentissima, visto che ero lì, c'era anche la panchina, quindi ho potuto vedere anche qualcosa in più. Proprio a livello del casino e di quello che diceva Eliana, c'è stato un momento in cui la Cirilli è andata a battere, Guaraldi gli ha urlato di battere in zona 1, evidentemente lei non ha sentito, ha battuto da un'altra parte. Baraldi è impazzito prima ancora che la battuta andasse, cioè proprio che l'azione si concludesse. Per farvi capire a un po' come si vive la partita, un Baraldi che la vive molto in questi playoff, e l'ho visto in condizioni incredibili, credo Matteo ne sappia qualcosa, perché è davvero scatenato. Tu lo senti con l'auricolare, Matteo, perché sei dietro nella zona scoutman, diciamo così, e quindi vi scambiate informazioni con l'auricolare. Sì, noi praticamente io gli do una mano a guardare un po' anche la squadra avversaria durante la partita, dare i miei commenti, lui insomma, io e lui ci confrontiamo molto anche durante la partita, insomma, do una mano con lui, però io so benissimo che Davide quando comincia a agitarsi è difficile controllarlo. Però insomma, Eliana, immagino che anche a livello di indicazioni così, vedo che proprio per quello che dicevamo prima, cioè che eseguite subito e recepite quello che vi viene detto, insomma, vuol dire che c'è anche una sintonia tra voi e l'allenatore, ormai avete capito cosa vuol dire certi suoi comportamenti e soprattutto che cosa vuole da voi. Sì, sì, ormai abbiamo capito anche com'è lui in campo, abbiamo capito quando si innervosisce, poi anche per dirti quel pallonetto lì che avete fatto vedere già 3 volte, me l'ha chiesto lui e gli ho detto va bene, faccio il pallonetto, cioè ormai ci capiamo bene. Allora, andiamoci a sentire un po' anche di... Qui è anche tranquillo in questa immagine, qualcuno l'abbiamo anche scartato. Possiamo fare un mix a fine stagione. Ah, sicuro, secondo non c'è dubbio, secondo non c'è alcun dubbio. Allora, andiamoci a sentire un pochettino anche le voci del fine partita caldo di alcune delle protagoniste, Elisa Lancelotti e Ilaria Iemmi, sentiamo pure che cosa sono detto ai nostri microfoni appena terminata la partita. Lisa Lancellotti, Vicenza battuta, 3-1 all'andata, 3-0 al ritorno, ma che Crovelli è? Sì, siamo state brave, anche là è stata una partita tirata perché comunque sapevamo che era una partita difficile, però ci siamo riuscite, siamo contente e speriamo che adesso vada bene. Davvero una squadra perfetta, un po' di tutti i fondamentali, difficile davvero trovare una migliore in campo ad ogni partita, insomma il risultato è 4 vittorie in 4 gare di playoff,
adesso è finale, si attende l'avversario, ma insomma intanto la Crovelli c'è già. Sì, adesso dobbiamo rimanere comunque concentrate, sarà una partita comunque tosta la finale, dobbiamo rimanere lucide e cercare di portarla a casa e speriamo bene. Adesso un po' di riposo meritato, almeno 2 o 3 giorni il coach Baraldi ve le concederà e poi il grande avvicinamento. Però la squadra sembra davvero tranquilla, lo è stata sia nell'avvicinamento con Monza e con Vicenza, dovrebbe quantomeno essere anche per la finale. Sì, siamo riuscite comunque a rimanere tranquille per le partite, siamo state abbastanza lucide a parte in qualche momento, però speriamo di continuare così. Ilaria e Yemi, che gioia, finale per la Crovelli, davvero storia. Sì, non sembra vero. E siamo di certo tutte emozionatissime, ancora non ci credo, però se l'abbiamo fatta ha funzionato tutto e sicuramente eravamo tutte carichissime, anche in spogliatoio nei giorni seguenti, abbiamo fatto allenamento anche giovedì, al di là della stanchezza e di tutto abbiamo vinto contro ogni cosa. Non ci credi, anche perché l'anno scorso, lo ricordiamo, giocavi in prima divisione, hai fatto un salto clamoroso, sei diventata titolare e sei la più bella sorpresa di un'annata meravigliosa. Sì, ci pensavo ieri sera e veramente non ci credo, pensare che si sta coronando il mio sogno, andare in Serie A. Adesso tocchiamoci, scusate, però se continuiamo così siamo molto vicini. E già giocare con Crovelli in B1 era il coronamento di un sogno, ora è incredibile. Tutta la spontaneità di due delle più giovani di questa Crovelli, Ilaria Yemi e Elisa Lancellotti. Tra l'altro, a proposito di giovani, ha avuto anche una bella soddisfazione Valentina Cavecchi, che è entrata e si è fatta il punto decisivo, o quasi, insomma, il penultimo punto della sì, partita. Era stata bravissima in gara 1 nel terzo set, è entrata nel finale appunto sempre del terzo set, quello già decisivo. In gara 2, attacco vincente, come avete visto nel finale filmato, quindi insomma è stata una bella soddisfazione in più. Allora, io vi ricordo 334-266-6196 per mandarci messaggi. Fabio, se ce n'è già qualcheduno, allora sì, puoi leggercelo così. Sul discorso del pubblico di Calebosco, più che altro, l'esplosività della palestra. Calebosco è una palestra troppo piccola, sabato scorso tanta gente è rimasta fuori, peccato. In effetti abbiamo visto anche la gente magari tornare a casa perché davvero non c'era più un posto. Sì, soprattutto magari quei curiosi che vedevano un po' di confusione intorno e andavano a vedere. Questo è per il nostro Matteo Garuti, nuovo vice di Cantagalli. Sparano qua. Aia. Credo che tu stia ci benasco, nascondi qualcosa, Matteo. No, assolutamente. Abbiamo visto ascoltare bene quello che dice Cantagalli, chissà che no, sto scherzando ovviamente. È una battuta a livello di impiantistica di Cadelbosco, insomma sicuramente un impianto che per la B1 va benissimo. Ecco, se dovesse mai succedere quello che qua non si vuol dire, ma che Ilaria Yemi ha detto prima, cioè la promozione in Serie A, Fabio, potrebbe prospettarsi un rivalta, cioè questa nuova palestra che sta per essere inaugurata proprio nella periferia, prima periferia di Reggio, che è sicuramente sarebbe più grande, 700-800 posti, insomma. Sarebbe perfetta, però la prima opzione rimane Cadelbosco, va sottolineato, perché comunque il nucleo storico è di Cadelbosco, i dirigenti sono di Cadelbosco, e questo è un altro aspetto importante, quindi se possibile, se sarà ottenuta anche l'idoneità della palestra per eventualmente appunto fare la 2 a Cadelbosco, rimane questa possibilità come prima chance. Eventualmente Reggio Emilia, comunque abbastanza ricca di impianti, oltre a rivalta, abbiamo già parlato varie volte palestra Levi, della Levi, palla bici certamente no, perché c'è il basket di A1 e la pallavolo di A2 maschile, quindi quello è praticamente impossibile. Insomma, ne parliamo poi dopo il 9 giugno e ne riparliamo poi dopo la pubblicità. Infatti ci fermiamo un secondo e poi la seconda parte di Studio Volley. Ben ritrovati a Studio Volley, seconda parte di questa puntata un po' particolare, vuoi peraltro per il giorno, visto che è mercoledì e non martedì, questo ovviamente lo ricordiamo, è un preambolo necessario anche una volta ritornati dal break pubblicitario, dovuto alla tragedia delle scosse di terremoto che ha colpito la nostra regione, l'Emilia Romagna, soprattutto l'Emilia e le province di Ferrara e di Modena nella corso della giornata di ieri, una tragedia che soprattutto, insomma, le ultime notizie, ci sono notizie importanti che potete seguire anche con la diretta dei nostri canali, canale 635, canale 636, rete 7, antenna 1, anche in questo momento sono ancora in diretta per offrirvi più possibilità di sapere informazioni su quello che è successo e le ultime novità del caso, anche perché insomma c'è un collegamento stretto, Fabio, anche con quello che è poi l'ambiente della pallavolo. Modena di fatto è la città della pallavolo, se ce n'è una, la provincia della pallavolo, quindi noi siamo
a maggior ragione, ancora più vicino alle famiglie e a quelle colpite dal terremoto, quelle colpite dai danni e comunque da disagi, tra cui ci sono anche tanti giocatori che noi conosciamo, ecco, sicuramente. Sì, infatti in questi giorni insomma, abbiamo avuto tanti contatti con tutti i ragazzi che ben conosciamo, il gruppo storico di Correggio, sono tutti modenesi, praticamente Raimondi, Lancellotti, Richetti, eccetera, stanno tutti bene, praticamente nessun danno grosso. Chi ha dovuto dormire in macchina però addirittura, chi ha dovuto comunque... Sì, Riccardo Raimondi è uscito ieri sera, ha voluto dormire in macchina, nonostante lui abiti comunque in città, e in città Modena fortunatamente non ci sono stati danni enormi, è nella bassa che sono stati più problemi, quindi insomma parenti, eccetera, hanno avuto sicuramente qualche disavventura. A livello puramente di partite rinviate, come parlavamo la scorsa settimana, c'è la possibilità, purtroppo questa ulteriore scossa devastante ha portato al rinvio della gara di Carpi, parliamo di B1 maschile ovviamente. Anche perché Carpi, insomma, forse a livello pallavolistico la realtà più vicina a quello che è stato l'epicentro del terremoto. Esattamente, avendo tutte le altre squadre sostanzialmente terminati i campionati, Carpi ha da giocare gara 3 della semifinale playoff, ha perso ad Ortona, ha vinto gara 1 in casa, ha perso ad Ortona gara 2, quindi deve giocare la bella contro Ortona, ha rinviato, doveva essere stasera la partita al Palaferrari di Carpi, 99% si giocherà domenica alle ore 18, pensate al Palabigi di Reggio Emilia, perché va verificata giusto, la solidità della struttura del Palaferrari. Il Palabigi è un impianto perfetto, ci mancherebbe, per un playoff di B1, a Reggio Emilia abbastanza vicino, grazie anche ai buoni rapporti con la società di Reggio, di Reggio Conaco, Reggio Volley, chiamatela come volete. Anche perché insomma Carpi, se dovesse andare in Serie A, potrebbe anche abbiamo accennato anche a quel discorso, quindi venire a giocare a Reggio, diciamo. Ma sì, poi giustamente, insomma, buona, ottima questa idea, anche perché il Palabigi in questo momento non è occupato praticamente da nulla, visto che di fatto i campionati delle società che vi hanno giocato quest'anno sono tutti terminati. Allora, torniamo a parlare di Crovegli e torniamo un po' anche a parlare col sorriso. Guardiamoci le pagelle di Fabio Poncemi, classico appuntamento, insomma classico nel senso che ormai dai playoff in poi che le fai, tanto insomma non preoccupatevi caro Garuti, ma soprattutto caro Cirilli, Poncemi è di manica larga e vedo che anche in questo caso... Il solito discorso, caro Draghi, queste sono le pagelle della serie con Vicenza, quindi entrambe le partite le abbiamo massacrate in poco più di un'ora, quindi io non potevo che dare voti clamorosi, però qualche differenziazione l'ho voluta fare, per esempio nel solito duello, se volevamo chiamarlo così, tra i due centrali, Medrano e Belfiore, ho voluto dare mezzo in punto in più al capitano, forse la migliore, se dobbiamo poi scegliere una, visto che tanto me l'avresti chiesto tra poco, della serie con Vicenza, perché è stata fantastica sia in gara 1 che in gara 2, 68% in attacco in gara 1 con 4 muri, 58% in gara 2 con 5 muri, una cosa del genere se non vado errato, soprattutto in gara 1 la famosa fast di Midriano davvero è stata accesa, forse ancora di più che la partita precedente, ha funzionato davvero alla grandissima e ha devastato il Taraflex del Palazzo dello Sport di Sarcello. Elisa Lancellotti, insomma, che dire, la mente e la regista della squadra che sta giocando in maniera fantastica, anche grazie soprattutto alla sua palleggiatrice che ha sbagliato praticamente poco o nulla in queste partite. Taira Secco abbiamo dato 7,5, faccio il solito discorso, sono un po' noioso, lo so, non è andato in doppia cifra né in gara 1 né in gara 2, 9 punti in gara 1, 6 punti in gara 2, ma a mio avviso conta davvero poco, perché, lo ripeto, questa giocatrice, soprattutto lo diciamo sempre questo discorso, con due bande come Cirilli e Crepaldi, che sono due bande da due, puoi anche permetterti di giocare in maniera un po' diversa rispetto all'opposto, anche perché nel femminile, lo sappiamo, il ruolo dell'opposto è un po' diverso rispetto al maschile, dove diciamo sempre se non hai l'opposto non vai da nessuna parte. Poi nel femminile ci sono situazioni un po' diverse, quindi puoi gestire anche la situazione dell'attacco. Beh, in maniera di sicuro diversa. Insomma il suo exploit contro Monza, che gli è valso, se non sbaglio, 8,5, avevamo dato la settimana clamorosi scorsa. Clamorosi 9 muri di gara 2 contro non Monza. Non è stato ripetuto, però insomma questo non toglie che abbia fatto appieno il suo dovere. Sì, sì, beh, anche perché se non tirano più in parallelo, non le tirano più sopra sulle mani, anche la povera Taira non può andare a fare invece, i suoi invece, cara Eliana Cirilli, sappi che prima di sapere che tu venivi ospiti avevate preso 8 più la Crepaldi, 8 meno la Cirilli e poi ha cambiato l'ultimo perché sapeva che c'eri te ospite. No, sto scherzando. Ovviamente anche qua hai preferito dare mezzo voto in più, un quarto di voto in più, adesso non lo sì, so. Sì, chiamalo come vuoi. Forse mi ha condizionato un po' il clamoroso, incredibile diagonale di avvio di quarto set di gara 1, perché lo ribadisco, quello è un diagonale mai visto. Bravissime entrambe, soprattutto Crepaldi in gara 2, sicuramente ancora meglio che in gara 1, perché davvero in gara 2 ha giocato una partita praticamente perfetta, come diceva in precedenza Matteo.
ricordiamoci il lavoro anche in seconda linea e il lavoro in difesa, perché davvero ha fatto molto bene anche in questi fondamentali, quindi l'abbiamo detto. Ecco, Ilaria è premiata ulteriormente anche per quello che dicevamo prima, che diceva anche il nostro Matteo prima, cioè questa qua è una ragazza del 93 che si è ritrovata da dove fare una stagione dove dava, no, non dico che dava una mano in allenamento e basta, ma dove doveva essere un elemento di complemento ad essere una titolare fissa. Beh, quindi credo, giusto, che, credo che in quattro gare di playoff abbia subito un ace diretto. Che è un dato davvero, davvero incredibile, è stata bravissima anche Lara, quindi il voto anche per lei è semplicemente sacrosanto. Poi Montico e Cavecchi, che sono state entrambe dalla panchina, belle protagoniste della panchina. Abbiamo detto di Cavecchi in precedenza, abbiamo detto di Cristina Montico, che nella gara di Vicenza, sia nel primo che nel terzo set, con la sua battuta ha fatto davvero benissimo, ce n'è stato meno bisogno in gara 2. E per quanto riguarda coach Davide Baraldi, che dire, è il classico otto politico, perché dovrei dargli 10, ma il 10 me lo tengo per dopo la finale. Caro Matteo Garuti, sei d'accordo con le pagelle di Poncini? Assolutamente sì. Ah, quindi ho capito, quindi possiamo dire a Terra Secco e Silvia Belfiore che anche tu avresti dato un mio secondo. No, la Silvia, devo dire una cosa, la Silvia è una ragazza che chiede sempre di più di quello che può dare, e quindi secondo me quando lei potrà vedere la classifica e dire che lei ha preso 8, lei si è preso 8 e mezzo, sicuramente, però insomma... È una motivazione in più, anzi, è una forza caratteriale che credo sia anche parte della sua forza come giocatrice. Sì, hai ragione, totalmente. È una ragazza che in campo fa molto, anche a livello emotivo, non solo a livello tecnico. Bisogna anche avere quelle giocatrici che trascinano un po' il gruppo. Eliana, chi è il leader in spogliatoio di questa squadra, di questa Crovegli? Ma secondo me... siamo una squadra e non c'è un leader, perché andiamo tutte d'accordo e non ce n'è bisogno di un leader. Secondo me quello è il nostro forte, più che altro anche in campo, siamo più una squadra. Allora, adesso ci spostiamo un attimo, torniamo al maschile, poi chiuderemo ricordandovi gli appuntamenti e le date di questa finale tra Falconara e Crovegli. Dicevo, il discorso del maschile va riapprofondito, soprattutto Fabio, vediamo di riapprofondire un attimo questa situazione di Cantagalli, un accordo che ci ha colto subito un po' di sorpresa, perché insomma tutti avevano la sensazione di dire se Cantagalli, cioè che il treno di Cantagalli a Reggio Emilia fosse già passato, quando appunto quell'estate 2008 non venne preso perché gli preferì, si decise di continuare col prof Guidetti, che aveva portato la squadra in Serie A. In realtà invece i rapporti col presidente Bertacini soprattutto sono rimasti buoni nell'arco di questi anni, allora si è deciso di fare una scelta. Ci mancherebbe, però che abbia anche una mira a livello mediatico, nel senso che si è scelti comunque di avere un nome importante. E se non ci fosse stato Cantagalli, magari ci sarebbe stato un altro nome, butto lì, un Enki Eld magari, che sarebbe stato un altro nominativo importante, soprattutto a livello... come personaggio, oltre che come allenatore. Sì, come personaggio, come territorialità, perché comunque ecco, si è voluto fare un discorso di unire le forze, facciamo una cosa a Reggio Emilia, tra le forze appunto della provincia di Reggio Emilia, se possibile partiamo con un personaggio che la pallavolo la conosce come le sue tasche e che è appunto della provincia di Reggio Emilia. Credo che Luca Cantagalli da questo punto di vista sia perfetto. Lui stesso si mette in gioco, perché l'ha detto, io non ho sicuramente... È una delle, cioè in questo momento è forse una delle possibilità, è una delle opportunità più importanti che gli potessero capitare, perché insomma non viene da una esperienza positiva, è un allenatore ancora tutto da scoprire. Ed è anche un allenatore che ha sempre fatto delle scelte particolari, nel senso che lui è più di 2 anni che è inattivo, ma come scelta, perché sicuramente le sue chiamate le ha avute dopo l'esonero di Massa, lo ricordiamo, febbraio 2010, tra l'altro Massa che... a mio avviso avrebbe portato alla salvezza dopo la vittoria, fu una zona un po' particolare, insomma, perché... Sì, lui fece anche qualche scelta magari non troppo popolare, mi ricordo scelse di tenere fuori un opposto straniero, Rodriguez si chiamava, se non ricordo sì, male. Sì, c'era un bel attacco a brighe, quindi sì, esatto. Insomma, no, ci poteva anche stare. No, insomma, è un personaggio che ha parlato anche in maniera molto chiara, ha detto voglio una squadra di giovani, come per dire, non ti viene a chiedere il giocatore da 70-80 mila euro, tanto per dirvi, quindi è davvero, si è rimesso in gioco e l'ha fatto con grande coraggio a mio avviso, questo sicuramente gliene va dato atto. Parlavo in precedenza, chiaramente conteranno i risultati, visto che l'ambizione comunque è quella di creare appunto un gruppo giovane, se possibile
magari anche con tanti giocatori del territorio. Qui si potrebbe aprire un lungo capitolo sul discorso giocatori Correggio e Cavriago precedenti. Magari dopo ne parliamo un po', però poi nelle prossime settimane lo approfondiremo. Chiariremo un po' anche questo aspetto, perché da adesso che c'è l'allenatore, adesso si può aprire davvero il discorso mercato e anche quello più interessante. Diciamo sicuramente quello più interessante per tutti gli appassionati, e anche da Stolfi, Basso, i Luppi e Tondo, insomma tutti i giocatori non contrattualizzati, però insomma cartellinizzati, si potrebbe dire, esatto, diciamo così, perché hanno comunque concluso la stagione a Correggio e Cavriago, e c'è anche, si parte da loro, si valuta le loro posizioni, poi si vedrà tutto il resto. Questo messaggio ovviamente rivolto al discorso della Serie 2, quando saranno definite nominazioni e colori sociali della nuova società, io credo dopo il 14 giugno, cioè dopo il giorno dell'iscrizione. Sì, abbiamo parlato del discorso burocratico a livello di iscrizione, si sta valutando quale sia la strada migliore anche per risparmiare, perché se possibile è bene far così, perché l'abbiamo detto, il titolo di Correggio è un titolo di Serie 2 ed è nostro, nel senso che entra a far parte del discorso Reggio Emilia. Cavriago, come Pallavolo Cavraghese, si retrocessa, ma 99% verrebbe comunque ripescata in serie 2, quindi si sta aspettando il più possibile per trovare la soluzione migliore a questo punto di vista, e a quel punto scegliere, cambiare sede, passare a Reggio Emilia e scegliere anche il nome. Tra l'altro pare che la linea societaria, è stato dichiarato anche da Giulio Bertacini, sia quella di fare un sondaggio a livello popolare. È una scelta interessante, particolare, perché insomma scelta interessante sicuramente. Mi domando se la tempistica lo permette, perché comunque insomma bisogna, sì, di certo va fatto tutto in circa 15-20 giorni, non di più, ma la linea pare essere davvero quella, quindi ci saranno comunicazioni ufficiali anche da questo punto di vista. Tra l'altro sul gruppo delle Tigri Giallonere su Facebook, ormai conosciutissimo, si sta già discutendo con colori sociali. Le Tigri vorrebbero il giallo-nero, chiaramente, perché è già tutto preparato in quel senso. Da parte Correggio c'è il rosso blu, adesso vediamo, abbiamo parlato anche della possibilità che sia tricolore, una squadra tricolore, ecco. Forse la possibilità in questo momento, che sembra essere quella, credo possa mettere tutti d'accordo, sì. Quindi insomma adesso vediamo, e verrà fatto appunto probabilmente un sondaggio popolare, appunto, sia per il discorso denominazione, nome della società, sia per il discorso colori sociali. Se posso dire la mia, io sono assolutamente per il tricolore. Dunque chiudiamo l'aspetto riguardante la pallavolo maschile con i risultati e con l'aiuto della grafica di quello che è successo in Serie 2, perché c'è una nuova promossa in Serie A e si tratta di Castellana Grotta e Fabio, che ahi te ha battuto la tua Molfetta. Ha fatto perdere il mio euro, scommesso su Molfetta. Tra l'altro poi voglio coinvolgere Matteo Garuti sul discorso scommesse, dice anche in questi giorni col calcio alla tira se ne parla. È indagato. Io e Garuti non siamo indagati. È arrivato l'avviso di garanzia. A me hanno già chiesto se è stato indagato o meno, io non lo sono, poi chiediamo a Matteo, che è anche lui appassionato, però lui gioca a cifre molto più basse del sottoscritto, quindi credo sia posto. Quindi ti sei già condannato dicendo che Joffrey cifre. Non giochi 100.000 euro degli zingari, però insomma non ci vado leggerissimo. Comunque dicevamo, Castellana Grotta è la strafavorita, promossa in Serie 1, ha fatto fuori Molfetta, appunto, come vediamo dalla grafica. Nelle tre gare di finale, una tavolino, due giocate, siamo rimasti martedì scorso al 2-0 nella serie, è arrivato un altro 3-1 nella terza e decisiva partita, tra l'altro in casa, grande festa in quel di Castellana Grotta, anche se le voci dicono che Castellana potrebbe anche non partecipare alla Serie 1. Mi ha sorpreso un po' questo, perché è una società davvero solidissima, che ha speso tantissimo per andare nella massima serie, ma questo si dice, è chiaro che le voci di fine maggio sono tante, poi bisogna vedere cosa c'era di concreto. A proposito di Serie 2 invece, c'è una voce che non è più una voce, ma una comunicazione ufficiale, cioè che è una società storica, Santa Croce, i Lupi di Santa Croce, hanno detto addio alla pallavolo maschile. Alla pallavolo maschile di alto livello, e sì, c'era questa voce già da qualche insomma, settimana. Insomma, non faranno la Serie A, ripartiranno da B1, come vedremo. Ha fatto le varie Crema, eccetera, che poi si sono rialzate, tipo la Crema che è già ritornata in Serie B1, sicuramente una grande tradizione Santa Croce, anche un femminile che è sempre stato fortissimo, anche quest'anno ha partecipato in maniera ottima alla Serie 2. Vedremo quali saranno appunto le scelte, abbiamo detto delle varie Isernia, Loreto, che poi in realtà ha sacrificato il femminile per andare avanti col maschile, insomma la situazione sappiamo tutti qual è, i Lupi hanno rinunciato, a maggior ragione. Beh, questo vuol dire che Lady Less è già virtualmente ripescata. Esatto, visto che la prima avente diritto non è ufficiale, perché bisognerà vedere la raccolta delle iscrizioni a 14 giugno, il 14 giugno verrà detto, sì. E di Less e Cona è ripescata, ve lo anticipiamo già. Assolutamente. Ecco, caro Matteo Garuti, tu sei il calcio oppure
Assolutamente no. Assolutamente. Allora, sarei d'accordo con Mario Monti che ha detto fosse per me fermerei il calcio per 2 o 3 anni. No, a quel punto lì no, nel senso secondo me è un po' esagerato, anche perché i posti di lavoro già ce ne sono pochi, se poi chiudiamo il calcio ce ne sono ancora di meno. Insomma. Sì, soprattutto insomma porta posti di lavoro e soldi anche allo Stato stesso, tra l'altro. Poi io penso comunque che sia una persona che se dice una cosa ci ha riflettuto e avrà le sue motivazioni, quindi non si può dire condannare lui per quello che ha detto. Così, a primo impatto, la penso così, dopo, sai, dopo, forse parlandone direttamente con lui, ascoltandolo meglio, forse potremmo trovare una motivazione. Ti faccio un'altra domanda e mi collego alla pallavolo. Si dice, ci sono un po' due fazioni. C'è chi dice il calcio è malato ed è per quello che succedono queste cose, c'è chi dice in realtà succede nel calcio e non negli altri sport perché negli altri sport non girano i soldi che girano nel calcio. Assolutamente. Secondo te è così? Nel senso, se girassero nella pallavolo i soldi che girano nel calcio succederebbe la stessa cosa? Assolutamente sì, io penso che il calcio abbia un circo di soldi, ma come ben tutti sanno, esagerato, ma veramente esagerato. E la gente che i soldi piacciono molto, insomma, se ha la possibilità di metterci le mani, sicuramente i suoi pocci ce li vuol fare. Poi chiaramente se ci fosse questa possibilità anche nella pallavolo, benvenga, da parte mia e da parte sua probabilmente avremo un stipendio un po' più alto. Dall'altro, se Poncini e Galuti non finiscono in galera come i buoni Mauri eccetera, sarebbe meglio, quindi siamo contentissimi di avere pochi soldi noi nella pallavolo. Insomma, serie B1 quindi equivale a una Lega Pro del calcio. In Lega Pro girano dei 2 milioni di euro l'anno di budget per una società che vuole fare un buon campionato. Nella pallavolo parliamo dei 200.000 euro. E poi la Lega Pro è una 10 la proporzione. Sì, esatto. Poi se andiamo in Serie B questa proporzione diventa forse una 20. Sì, ancora esatto. Di più. Ecco, andiamo a vedere, anzi, prima di guardare l'appuntamento tra Falconara e Crovelli che Mirko Zucchi già si fa vedere, un paio di news veloci. Flash vari dal mondo della pallavolo. C'è stata una tragedia che ha riguardato anche la Serie B1 femminile, perché Giulia Albini, palleggiatrice di Ornavasso, squadra che ha vinto il campionato quest'anno, nell'altro girone battendo la Monza che ha battuto poi la Crovelli ai playoff, si è tragicamente suicidata in Turchia buttandosi giù da un ponte. È una notizia davvero che ci ha colto tutti di sorpresa. Insomma, non c'erano legami reggiani con Giulia Albini, però sono sempre quelle cose che ti lasciano senza parole, veramente. Sì, davvero, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non so se ne sapessero un po' di più nell'ambiente Crovelli, so anche che Matteo, insomma, conosce un po' tutti quanti, eccetera. Io personalmente non conoscevo la ragazza nell'ambiente di Ornavasso e davvero sono rimasto a bocca aperta, anche perché è arrivato poche settimane dopo il trionfo più bello, perché Ornavasso ha coronato la sua favola venendo promosso in Serie 2. Poi invece abbiamo detto di una Sassuolo che è stata eliminata in semifinale playoff. Sassuolo B2 maschile, ricordiamo Sassuolo, Claudio Benedetti, Gabriele Mazzari eccetera, purtroppo ha perso entrambe le gare con Pordenone, entrambe al tiebreak, tra l'altro con ennesima sfortuna, infortuna di Bernardo che si è scavigliata, ha saltato praticamente tutte e due le partite, purtroppo ha perso entrambe le gare al tiebreak, quindi finisce qua l'avventura di Sassuolo. Prosegue invece quella della Bassano di Simone Meneguzzi, parliamo dell'altra semifinale dei playoff di B1 maschile. Una è Carpi Ortona, l'altra è Bassano Brolo. Ha vinto gara 1 Bassano, mentre la Amorosa, Giara Barchirolo, in contemporanea giocava a pochi chilometri di distanza appunto contro la Crovelli. Ha vinto gara 1, ha perso gara 2 a Brolo. Questa sera c'è la bella appunto a Bassano per andare in finale playoff e attendere poi la vincente di Carpi Ortona. E allora Mirko Zucchi, andiamoci a vedere con la grafica questa Falconara Crovelli. Si gioca sabato alle 21:15, orario. Anche lì, orario geniale da parte dei signori di Falconara, insomma, ci scherziamo. Sicuramente si va verso per gli organi di stampa non è un bel orario. Infatti mi divertirò sabato sera, perché o vinciamo tra 0 e 1 ora e 20 oppure sarà un disastro a livello giornalistico, ma questo ci penseremo. Cambia qualcosa nel preparare la partita, Matteo, il giocare, non dico dalle 9 alle 9 e un quarto, però il giocare dalle 6 magari alle 9. No, l'unica cosa c'è da pensare come gestire loro, nel senso che hanno 4 ore di viaggio, insomma, vedere come fare, chi va a partire. Ecco, allora, gara 1 sabato alle 21:15, gara 2 mercoledì 6 giugno alle 21, ci sarà comunque, indipendentemente dal risultato di gara 1. E martedì prossimo ne parleremo, vedremo che iniziative riusciremo a tirare fuori. Per tutti davvero al pala di Cadelbosco, e si preannuncerà davvero un'altra grandissima atmosfera, l'eventuale gara 3.
Sabato prossimo, sempre alle 21.15, sempre alle 21.15, sempre in quel di Falconara. Eliana, vi hanno già dato qualche input sulla formazione di Falconara oppure dovete ancora studiarla a livello tattico? No, noi ancora non sappiamo niente. Stasera faremo video della squadra. Loro sanno tutto, noi ancora non sappiamo niente. E allora, caro Matteo, dici tutto quello che sai. No, prima parliamo con le ragazze direttamente stasera, poi al massimo ti chiamo, insomma, ne parliamo poi. No, però a parte gli scherzi, di che formazione, insomma, che tipologia di formazione si tratta? Anche immagino siete già tu e Baraldi iniziando a visionare la serie con Filottrano. Ma ti dico, gira la voce che Falconara sia una squadra nettamente inferiore. Io non la penso così, perché comunque se è arrivata lì, anche se ha fatto dei 3-2, anche se i gironi sono equilibrati, se arriva a Svilifi è una squadra con dei numeri. Abbiamo la Banchieri, che è una giocatrice che abbiamo trovato già contro, anche Eliana ha trovato, lei è una bellissima giocatrice. Martello che ha avuto Davide Baraldi a Santa Croce due anni fa. Quando ha fatto promozione B1-2, ha una palleggiatrice di esperienza, due bei centrali, un'altra schiacciatrice di posto 4 che fa dei beach d'estate, quindi una che col bagger e con la manualità è una che insomma, ci sa fare. È un opposto giovane, però comunque che non mi è dispiaciuto. È una partita comunque difficile, poi ripeto, è una finale. Anche loro, anche se non sono dei fenomeni, vanno in campo con una grinta e una voglia di vincere. Che è un po', possiamo dirlo, un po' la finale delle due sorprese di questi playoff. Perché insomma la Crovelli sappiamo della sua forza, però aveva di fronte due mostri sacri come Monza e Vicenza che avevano il fattore campo. Falconara è, come dicevi tu, una squadra che dagli addetti ai lavori non è stata mai considerata tra le favorite, e quindi un po' finale a sorpresa, questo lo possiamo dire. Sì, diciamo che dato che Falconara è una finale sorpresa. Sì, sì, assolutamente sì. Cioè, per tutta la sfiga che abbiamo avuto è finale sorpresa, non soltanto tutta quella sfiga, la Crovelli, dico sempre, ci arrivava tranquillamente. No, però insomma, ribaltare due fattori campo non è stato facile. Falconara invece l'ha sempre avuto il fattore campo a favore, anche con Sabaudia nella prima serie, nella prima. Esattamente, abbiamo detto, ha sofferto anche a vincere comunque la prima serie e ne ha tra l'altro in semifinale era un derby quello con Filottrano, quindi una partita che sicuramente aveva anche qualche motivazione in più. Esatto, io volevo giocare contro Filottrano anche per un altro motivo, tu sai qual è, perché Filottrano è il paese di Michele Scarponi, che ha appena concluso al quarto posto il Giro d'Italia, deludentissimo, Giro d'Italia tristissimo tra l'altro, però vabbè, siamo entrambi appassionati di ciclismo e quindi magari volevi portarci a Studio Volley Michele Scarponi, magari avremmo potuto trovare il buon Scarponi a vedere la sua Filottrano, perché Filottrano è un paese davvero di pochissime migliaia di persone, quindi non grandi motivazioni tattiche questa tua preferenza. No, motivazione tattica era quella di avere fattore campo a favore. Sì. Allora, chiudiamo il cerchio con i risultati di Serie C, che hanno visto uscire l'ultima reggiana che era presente nei playoff, l'ultima rimasta, è uscita anche lei, ed è l'Acqua San Martino, che ha perso contro Villadoro 3-0 e 3-1, perdendo la gara 1 in casa 3-0 nettamente, dopo un 3-1, insomma, che comunque con poca storia anche al ritorno, diciamo, Fabio, la sensazione è che ci fosse da una parte una squadra attrezzata per vincere il campionato come Villadoro, come lo è sempre stato, visto che è arrivata seconda in suo girone, ma solo perché creva il cuore, credo non abbia perso neanche una partita in tutto l'anno, dall'altra parte una squadra che già arrivando in semifinale playoff aveva fatto ampiamente il suo... Sì, la San Martino dei giovani, che non punta alle promozioni, punta a crescere dei giocatori, è chiaro che arriva sempre lì perché davvero fa un lavoro bellissimo a livello di settore giovanile, quindi tira su davvero dei gran bei giocatori, ma non ha l'ambizione di salire di categoria. Se poi fosse accaduto, tanto meglio, ma insomma, contro la Villadoro dei 3B, Ugolini, eccetera, che abbiamo visto anche protagonista a memoria a Stolfi, ho potuto apprezzare davvero come dei gran bei giocatori, c'era poco da fare, quindi Villadoro in finale, San Martino fuori. Siamo in chiusura, ultima cosa veloce con Eliana, a proposito di scaramanzie, hai qualche rituale per preparare questa finale playoff? Oppure insomma... Solita domanda di Draghi. Esatto, sì. Mi piace sapere quali sono le scaramanzie no, rituali no. di ogni... No, tutti nessuna. Dicono di no, poi in realtà... Sì, poi in realtà ne fanno. No, niente, per me è una partita come le altre. No, sicuramente non è una partita come le altre, però non ho nessuna, io penso solo alla partita, penso a giocare... dare il massimo, poi... È la prima finale della tua carriera oppure ne hai già giocate? No, sinceramente ho fatto i playoff in A2 e abbiamo giocato anche la Coppa Italia nel 2009 e quindi un po' di esperienza, cioè, ho giocato un po' meno, diciamo, questa è proprio gioco titolare, è la mia finale, però
un po' di esperienza ce l'ho. E allora in bocca al lupo a Eliana Cirilli, in bocca al lupo ovviamente anche a Matteo Garuti, ringrazio entrambi per essere stati con noi in questa puntata, anche per aver risposto alle nostre esigenze di palinsesto, nel senso che abbiamo spostato la puntata di un giorno. Grazie mille anche a Fabio Poncemi, come al solito prezioso al nostro fianco. Noi ci rivediamo martedì prossimo ovviamente, torniamo nell'orario normale per raccontarvi il primo episodio di questa finale e sperare veramente di portare bene noi come Studio Volley, così come abbiamo fatto con la CSC Correggio. Grazie mille, grazie anche a Mirko Zucchi in regia. L'appuntamento è la settimana prossima. Alla linea può andare la sigla di chiusura.